Il sole brillante di Sydney e le sue moderne linee architettoniche cominciano già ad accogliere molti pellegrini. Tra questi abbiamo incontrato un gruppo di spagnoli che si sta preparando a ricevere con grande fede la Giornata Mondiale della Gioventù 2008. Ci troviamo nel meraviglioso scenario racchiuso tra l'Opera House e l'Harbour Bridge e abbiamo accanto a noi alcuni ospiti. In particolare al mio fianco c'è padre Gabriel. Padre, ci racconti cosa pensa di Sydney? Siamo arrivati qui il 1° luglio e abbiamo ricevuto un'ottima accoglienza da parte dell'organizzazione della Giornata Mondiale della Gioventù. Siamo molto contenti di essere qui. Credo che siamo quasi i primi ad essere arrivati. Parteciperemo come volontari a questo incontro. E la città, che si trova per noi dall'altra parte del mondo, perché la Spagna si trova esattamente agli antipodi, ci ha fatto da subito una grande impressione. Dopo questo lungo viaggio siamo stati accolti meravigliosamente e ci sentiamo come a casa. Abbiamo tenuto un'accoglienza molto buona e ci sentiamo come in nostra casa, di verità. Ok, perfetto. Gabriela, spiegaci cosa significa per te lavorare come volontaria a questo evento. Penso sia una grande gratificazione come cristiana. Stare tutti qui riuniti, convivere insieme, prestare aiuto è quello che fa fondamentalmente un volontario. La cattolicità della Chiesa, l'universalità della fede cristiana. Venite a divertirvi.